Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi finalmente nuovo video. Come sempre mi riprometto di fare sempre più video, però mi rendo conto di quanto è difficile, di quanto ho poco tempo per girare video. Non so, però ce la farò, in impegno e spero, insomma, di farne sempre di più. Comunque, oggi video dei prodotti terminati dell'ultimo periodo. Ho raccolto un po' di cosine che ho terminato, alcune che conoscete che puntualmente termino, e altre invece un po', diciamo, novità. Allora, che cosa ho terminato? Come primo prodotto terminato, in realtà ce n'è pochissimo, ma lo cestino perché è terminato, faccio difficoltà anche a prelevare il prodotto, è questo shampoo. Questo shampoo è della Davines, che in realtà ho ricevuto, e questo qui in particolare è Minou, ed è uno shampoo illuminante protettivo per capelli colorati. Allora, inizialmente mi ci sono trovata molto bene con questo shampoo, però mi sono resa conto che col tempo non mi piaceva tanto quanto all'inizio. Perché? Perché ho notato che questo shampoo non si attacca bene ai capelli, mi lascia i capelli un po' unti, come se ci fosse quella sensazione di prodotto ancora sullo shampoo nonostante io li avessi risciacquati diverse volte. Quindi faceva difficoltà proprio ad andare via. Infatti, quando andavo ad asciugare i capelli mi rendevo conto che i capelli erano ancora unti, quindi ogni volta li andavo a risciacquare nonostante stessi del tempo per eliminare, e, insomma, per questo motivo. Però l'effetto mi piaceva perché mi rendeva i capelli molto morbidi, molto lisci. Però questa è la cosa che col tempo ho notato. Inizialmente no, però col tempo ho notato che faceva difficoltà proprio ad andare via. Fa difficoltà ad andare via dal capello questo shampoo. Forse va sciacquato molto 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 bene. Vabbè, sapete che questo shampoo ha all'interno prodotti naturali o comunque con zero parabeni, credo, anche se ha un odore molto chimico, secondo me. Però, insomma, non è male, ecco. Altro shampoo terminato è questo qui della BioPoint. Questo mi è piaciuto tantissimo. Ho preso questo qui antiforfora perché vi dissi già in un altro video che avevo fatto l'esame del capello. Mi avevano consigliato questo shampoo qui antiforfora, soprattutto perché avevo un po' di squame sulla cute, e per andarle a eliminare mi avevano consigliato questo qui, che è un boccettone enorme da 400 ml, ed è uno shampoo antiforfora con azione dermoequilibrante. Sì, mi è piaciuto perché è uno shampoo molto delicato. Io in realtà non ho forfora, quindi questo beneficio non l'ho notato, perché la mia non era un problema di forfora quanto di cute disidratata. Questo sì, l'ho notato. Ho notato che, insomma, mi ha migliorato molto la cute, i capelli rimanevano puliti per diversi giorni, i capelli si districavano molto molto bene. E sì, mi è piaciuto un sacco. A differenza del prodotto dello shampoo di Davines, che faceva una difficoltà assurda per andare via, questo qui tranquillamente risciacquandolo mi districava molto bene il capello, e insomma mi è piaciuto un sacco. Infatti ha anche un effetto rinfrescante, ed è vero, che dura a lungo, purifica il cuoio capelluto, e ha anche un'azione antisebo. Infatti ho notato che il capello, io non ho il capello grasso, un capello tendenzialmente secco, dopo, insomma, diversi giorni che non lavo il capello, tende chiaramente ad essere un po' più grasso sulla cute. Con questo qui ho notato che i capelli mi duravano più puliti più giorni, per più tempo, quindi questa cosa mi è piaciuta. Altro prodotto terminato, l'ennesima maschera di Omia. La mia è l'aloe vera, vi ho già parlato tante volte. E vabbè, io adoro queste maschere, le ho provate tutte. Adesso era la volta dell'aloe vera, adesso in realtà ne sto provando un'altra di L'Oreal. Sembrerà strano, detto da me, però era l'unica che avevo trovato che mi serviva con urgenza. Questa qui invece devo reperirla in altri negozi lontani da me, quindi sto provando quella. Però questa qui devo dire che è tra le mie preferite, mi piace un sacco, e l'ennesima terminata. Ops, vabbè, comunque. Altro prodotto terminato è questo gel detergenti della Nivea. Questo qui mi è piaciuto tantissimo. Io questi gel detergenti li applico con il Clarisonic. Questo qui mi piace. Adesso sto utilizzando quello della L'Oreal, che in realtà ho provato anche per diverso tempo fa. Questo qui mi è piaciuto un sacco perché è molto leggero, molto simile a quello di Venus di cui vi ho parlato anche. Io devo, insomma, ho la pelle molto delicata, si arrossa molto facilmente. Devo dire che questo
questo prodotto, essendo molto delicato, non mi dava quell'effetto di troppo forte sul viso, anzi molto molto delicato e rinfrescante. Lo utilizzo appunto con il Clarisonic, metto sulla testina un po' di prodotto e insomma massaggio col Clarisonic. Mi è piaciuto molto. L'effetto rinfrescante, devo dire, che l'ho notato anch'io, un buon gel detergente, ecco, nulla da dire. Altro prodotto terminato è un mascara, passiamo ai prodotti make-up, questo qui di Debbie, questo qui l'ho terminato, infatti non c'è più prodotto all'interno, vi ho fatto anche un video in cui lo applico, vi faccio una piccola review. È un mascara che mi è piaciuto un sacco perché per il prezzo molto basso, meno di 5 euro, ho notato che mi fa delle ciglia, mi piaceva delle ciglia molto lunghe e molto voluminose, lo scovolino in particolare perché è un po' ciccio, in silicone, non è con le fibre normali, e mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto un sacco, l'ho sentito parlare benissimo, infatti io poi l'ho voluto provare, devo dire che devo essere anch'io, la penso anch'io così, mi è piaciuto tantissimo, infatti mi dispiace che insomma l'ho terminato, ma come sapete io mascara un po' li divoro, come se fossero pane per me, e quindi nulla, l'ho terminato e devo dire che mi è piaciuto tantissimo, infatti ve lo consiglio perché è davvero molto molto buono. Ultimo prodotto terminato è tipo un siero ed è l'Art Natural, questo qui fatto con Tagocce, con il dosatore, che in realtà ho ricevuto da questa azienda, era una collaborazione con Amazon, l'ho terminato. Allora, anche questo qui all'inizio mi stava piacendo un sacco perché notavo un po' la pelle molto più curata, molto più quasi più levigata, poi col tempo insomma ho notato che questi effetti non li ho più visti, anche se l'ho terminato, l'ho divorato, perché questo qui l'ho utilizzato come siero, infatti è un siero, infatti si chiama Age Defining Serum e è molto buono. All'interno ha il retinolo, vitamina C, acido ialuronico e la vitamina A, questo qui da 30 ml devo dire non è male, in realtà è vero che la pelle ha un effetto levigante, però insomma sinceramente non lo ricomprerei perché non è chissà quanto miracoloso, è vero che bisogna sempre prendere con le pinze quello che promettono questi prodotti perché non possono fare miracoli, è chiaro che per avere una pelle migliore, per migliorarla bisogna fare diversi step, non basta solamente il siero che ti risolve il problema, bisogna insomma curarla molto bene, pulirla molto bene, fare un po' diversi step, infatti adesso stavo cercando, mi stavo impegnando a fare la skincare coreana, che è una skincare più che difficile, lunga e bisogna essere costanti nel farla, infatti ve ne voglio parlare, se vi va, se vi interessa ve ne parlo. Io ho preso spunto da Lolla, sicuramente la conoscete, io la seguo sempre con molto piacere, è una delle mie youtuber preferite, e ho preso spunto da lei, mi rendo conto che è difficile poter fare davvero costantemente quella skincare, perché è un impegno davvero importante, perché stare tutti i giorni è impossibile, perché sono tipo 10 step, io spesso faccio tardi la sera, pensare di dover fare tutti quegli step, vado a letto alle 2, perché comunque ci sono due o tre maschere da fare che comunque devono stare in posa per 10 minuti, la maschera in tessuto, altre milioni di cose, quindi insomma, però cerco di fare almeno, mi impegno, almeno due volte a settimana. Durante gli altri giorni faccio una semplice, mi strucco normalmente, crema, viso, se c'è il siero, applico il siero, contorno occhi, però fare quella è impegnativo, devo dire. Però insomma, cioè sto cercando di impegnarmi, se volete ve ne parlo, vi dico quali prodotti utilizzo io o comunque quelli che dovrebbero insomma, bisogna appunto fare, gli step da fare, quei prodotti consigliati, insomma, se volete ve ne parlo. E nulla, quindi questo qui l'ho terminato anche, che altro, non ho più niente, e nulla, questo qui erano i miei prodotti terminati del periodo, come sempre spero di avervi tenuto compagnia, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!